Cercando informazioni su internet circa i rapporti tra il regolamento europeo sulla privacy e le attività di marketing diretto, si rischia di rimanere un po' confusi. Questo perché il nuovo regolamento ha previsto una nuova base giuridica per il trattamento. Oltre al consenso dell'interessato, alla base normativa, oppure al trattamento effettuato per scopi contrattuali o precontrattuali, il regolamento europeo ha inserito una nuova base giuridica: il trattamento effettuato per perseguire un legittimo interesse del titolare. Si tratta di un concetto nuovo per noi italiani, perché il nostro codice della privacy non prevedeva questa nuova fonte di illiceità del trattamento. Dobbiamo quindi comprendere quale sia la disciplina del legittimo interesse del titolare, e per far questo possiamo aiutarci leggendo il considerando numero 47 del regolamento. Questo testo riporta alcuni esempi di legittimo interesse, di trattamento effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse da parte del titolare, e nell'ultima frase ci dice che può essere considerato un legittimo interesse il trattamento finalizzato appunto alle attività di marketing diretto. Questa è la frase che sta creando molta confusione, perché per alcuni interpreti il fondamento del legittimo interesse consente di ritener superata la necessità del consenso da parte dell'interessato all'effettuazione dei trattamenti per finalità pubblicitarie. Ma è veramente così? Ho cercato di fare il punto della situazione in un articolo pubblicato su agendadigitale.eu, che potete trovare su www.agendadigitale.eu. Vi anticipo qui, e scusatemi lo spoiler, che finché non verrà pubblicato il nuovo regolamento e-privacy, che si aggiungerà al regolamento generale che entrerà in vigore a maggio del 2018, sarà sempre applicabile la direttiva 2002/58, che disciplina appunto il trattamento dei dati personali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Con la legge di bilancio 2018 il nostro legislatore inoltre ha previsto che, qualora si decida di effettuare dei trattamenti basati sul legittimo interesse, bisogna seguire una procedura ben specifica, e quindi non è demandata all'autonoma determinazione del titolare la possibilità di effettuare questi trattamenti. Trovate l'analisi completa su www.agendadigitale.eu. Buona lettura!